A Teramo per le prossime amministrative del 2023 la prima sfidante ufficiale del sindaco uscente d'Alberto è Maria Cristina Marroni, coordinatrice provinciale di Tagliaviva, che nella prima fase dell'amministrazione guidata dall'attuale primo cittadino aveva ricoperto il ruolo di vicesindaco, una candidatura definita di terzo polo di libertà che ambisce a rompere gli schemi. Sento tutta l'urgenza, la responsabilità di questa candidatura, sento il peso, sento la responsabilità, ma sento anche una grande emozione e determinazione. Sono contenta che ci sia una donna in campo per Teramo, molto un terzo polo al momento composto da Italia Viva, Cittadini in Comune e Azione, ma aperto a discutere con tutte le forze politiche in campo. Io ho partecipato per un anno a tavoli politici su Teramo, quindi la riflessione è aperta con tutte le forze politiche. Dicevo prima questa non è una candidatura contro qualcuno o qualcosa, ma è una candidatura a favore di qualcosa. E quando la candidatura è una candidatura propositiva, la mia campagna elettorale sarà una campagna elettorale di responsabilità e sui temi, quindi credo che si possa assolutamente trovare una quadra fra persone intelligenti. Quindi io sono aperta a parlare con tutte le forze politiche e di destra e di sinistra. Tra i principali temi della campagna elettorale che sarà portata avanti dalla Marroni c'è la questione nuovo ospedale e il recupero del vecchio stadio comunale. Saranno i grandi temi di questa campagna elettorale senz'altro, ma ce ne sono tanti altri il recupero del vecchio ospedaletto, ci sono tanti, tanti luoghi che vanno ripristinati, recuperati, io ho un'idea globale della città, presto ve la presenterò e Teramo adesso è come se fosse un neonato che deve essere portato alla maturità e deve essere portato alla maturità nel miglior modo possibile e quindi certamente sicuramente i due temi citati sono fra i tempi più importanti.